Diretta. Bene, quello è la diretta comincia. Siedo qua. No, allora prendete una sedia. Adesso anche io dentro il cicolo a guardare avanti. A vent'anni. Bene. Allora, oggi parliamo di due argomenti. Due argomenti. La dieta ideale e la dieta ideale. Silenzio, per favore. Mi fa vedere la pancia. Allora, c'è una dieta innovativa e una maglietta innovativa, qualcosa che risolve tutti i problemi. Cominciamo dalla maglietta, siete d'accordo? Sì, sì. Bene. Allora, la maglietta ideale l'ho provata a casa con le persone che ci sono a casa mia, le persone vicine a me, e ho trovato la maglietta ideale. Questa qua è la maglietta ideale. Maglietta da mangio? Vediamo. È così. A casa. A casa. Caspita, non è che ti vada proprio bene, no. Vero? Ti va bene sta maglietta? No. Un po'. Colore di dona. Colore di dona! Colore di dona. Però con la taglia non ci siamo proprio. No. Mi sa che prende da qua, non da lì. Male. È il bello della diretta. Vedi come fa. Li facciamo, andiamo a mangiare e poi torniamo. Esatto. Quindi devo alzare il volume. Almeno mi tolgo questo coso. Ma bisogna impostarlo. Però è difficile. Si sente male quindi? Lontano. Lontano. Male. Chiaro. Prova a parlare adesso. Va bene, andiamo davanti. Va bene. Peccato per quelli a casa, però spero che la registrazione venisse bene, no? Molto giusto. Bene. Allora, purtroppo è strano che non vada bene questa dieta che ho fatto apposta per voi oggi, questa maglietta, questa dieta, perché con le persone che ho a casa, io ho una bambina di 16 mesi e questa gli stava da Dio. È abbastanza stupido quello che dicendo, no? Voglio dire, è ovvio che questa va bene per mia figlia di 16 mesi e non va bene per Simone che è un adulto. È abbastanza ovvio che una persona all'esterno, se lo guardi all'esterno, uno è molto alto, è alto 2 metri, è magro, un altro è piuttosto tarchiato ed è 1,60 m di altezza, è abbastanza normale che siamo diversi di aspetto esteriore. Qua si stanno indicando tu, quello tarchiato sei tu, quello grosso sei tu. Lui lo alzo e è tarchiato. Va bene anche qua. Esatto. Quindi, è anche normale vedere che una persona ha gli occhi chiari piuttosto che scuri, ha i capelli chiari piuttosto che scuri e via così. Quindi da fuori siamo tutti abituati a questo. La realtà è che dentro, nei nostri organi, nelle nostre cellule, siamo nella stessa maniera molto diversi l'uno dall'altro. Molto diversi l'uno dall'altro. E allora senti dire la dieta ideale. La dieta ideale è lo stesso miraggio. La dieta ideale, e allora vedi che qualcuno dice: io mi trovo bene ad essere vegetariano. E lo vedi, sta bene. Ho visto delle persone fare sport molto intenso, di maratoneti, di successo, di bodybuilder addirittura, che facevano dieta vegetariana o vegana, e stavano bene. Altre persone con grande buona volontà cercano di usare lo stesso tipo di dieta e hanno difficoltà. Magari fanno per motivi ideologici. Il fatto di essere vegano ha a che fare con il fatto di rispettare gli animali e quindi non ucciderli. Ma per loro è molto difficile, per altre persone è molto difficile guardare questa dieta. Come mai? Sono state fatte, in realtà queste cose qua sono state studiate piuttosto bene, molto bene. Diciamo che non sono ancora entrate nel modo normale di pensare delle persone. Perché sono molto più di moda le diete del momento. C'è quella là che funziona, c'è quella là che funziona per mio cugino, c'è la dieta iperproteica, che però qualcuno si ammazza con la dieta iperproteica, altri invece stanno bene, c'è quella più bilanciata, c'è quella meno bilanciata, ci sono le diete, sono diventate una moda. Tutti quanti vorrebbero avere, mangiare come delle bestie, cose buone, tipo il lardo, qualcosa che sia buono. Chi è che non ama mangiare i dolci? Dai, sono buoni, però sai che ti fanno male. A qualcuno fanno più male degli altri, però la difficoltà oggettiva è quella di trovare una dieta che vada bene per tutti.
non c'è una dieta che vada bene per tutti. Questo è il fatto. Ma allora come si fa a trovare la dieta che va bene per tutti? Andiamo a vedere un po' di ricerche che sono state fatte. Io mi riferisco adesso delle ricerche che sono riportate in questo libro. Purtroppo non è mai stato tradotto in italiano. Si chiama Metabolic Tidying, cioè un metodo per tipizzare i metabolismi, per suddividerli in categorie. Oggi vi leggerò queste 482 pagine di una dopolata in inglese. Ovviamente le dico in inglese, no? Cioè, così per rendere la cosa più facile. Vi do un assaggino di quel che è contenuto in questo libro, molto buono, piuttosto tecnico. Non so se avete tempo anche di ascoltare un po' di racconti da dove sono venute queste ricerche, da cosa sono state ispirate. Quanto abbiamo? 40 minuti me li date in totale? Compresi 5? Ci sta? Allora ve la tiro un po' lunga e vi dico anche un po' di come sono nate queste ricerche e da cosa sono state ispirate. Allora, c'è un certo Weston Price, che è un dottore, in realtà era un dentista, che oltre a amare il suo lavoro e la medicina, amava anche molto viaggiare. Si parla degli anni 40, molto tempo fa. Sto signore ha viaggiato in lungo e in largo per tutto il mondo e ha conosciuto, ha avuto la fortuna di andare a incontrare diversi popoli nativi di certe zone che erano stati chiusi nel loro ambiente e avevano avuto pochissimi contatti con il mondo occidentale, con la civiltà e con il cibo occidentale, no? Quindi è andato per esempio tra gli eschimesi e gli eschimesi mangiano solo ed esclusivamente carne. Trova i te germogli di soia nel Polo Nord, non è che è proprio facile, no? Quindi hanno una dieta prevalentemente fatta di carne. È andata in alcune tribù dell'Africa subsahariana, il Bantu, e questi qua mangiano praticamente una dieta che è tutto grasso, solo ed esclusivamente grasso preso da piante, ma soprattutto da animali. Grasso a go-go. Poi ci sono quelli nelle Filippine che invece hanno una dieta prevalentemente vegetariana. Guarda caso, sono i cibi che trovi facilmente in quelle aree, non è per sbaglio, hanno questa genetica predisposta per i cibi che trovano nella loro area. In alcuni paesini della Svizzera, non parlo più di questi tempi moderni dove tutto si è mescolato, no? Perché adesso non si può più dire che la tua genetica sia precisa di quel posto, ci sono stati molti mescolamenti. Ma in certi paesini isolati della Svizzera mangiano praticamente quasi tutti i derivati del latte. Un po' di carne, tantissimo formaggio, moltissimo latte, questa è la loro dieta. Qual è il dato principale? Questi personaggi qua, anche vai nel Borneo e vai da questi personaggi, questi signori qua, è vero che hanno una vita media molto breve a causa di incidenti mortali con serpenti cobra, leoni incazzati e cose del genere. Quindi se fai il calcolo, la vita media era 45 anni, un po' inferiore a quella dell'America dell'epoca. Anche là era alta la vita media americana. Ma qual è il problema? Che in realtà quelli che non morivano di incidenti gravi, tipo un incontro ravvicinato con un leone incazzato, erano persone che vivevano 80-90 anni e vivevano in perfetta salute fino al momento in cui vivevano. Avevano delle caratteristiche fisiche e delle prestazioni fisiche da olimpionici. Questo personaggio, questo Weston Price, ha verificato queste cose ed era stupito. In un'America civile ben nutrita, ricca, e con abbondante cibo e alla ricerca già di una dieta corretta, contrapponeva queste popolazioni che avevano delle caratteristiche fisiche eccezionali. Quella gente là, fare una maratona era facile, anche a età molto avanzata. Ecco la fase di prima. Quale era facile? Era riferita a loro. Non era un altro discorso, ma non stavo assolutamente dicendo che la maratona è facile. Lì mi ha strumentalizzato. assolutamente sbagliato, non è facile. Quindi, cosa c'è di particolare su sta gente qua? A quanto pare la loro genetica è corretta per il tipo di cibo che trovano nella loro area. Capito il discorso? Cominciamo a capire. C'è un altro dato.
che lui... la genetica che si è adattata al cibo, com'è che funziona la relazione? Non lo sappiamo, quella genetica là era giusta per quel cibo là. Questa persona qua, mangiando grasso e lardo tutto il giorno, erano con una percentuale di grasso corporeo intorno all'8%, facevano esercizi, erano in una forma atletica che un olimpionico li avrebbe invidiati, e vivevano sanissimi, nessuna traccia di malattie cardiovascolari, nessuna traccia di carie ai denti, era un dentista, è normale che avesse guardato queste robe, no? Nessuna traccia di il restringimento del palato o cose del genere, muscoli scheletri piuttosto ampi, stavano da Dio, erano persone molto molto in salute, mangiando quello che si trovava lì in quell'area, specifica per loro. Ma c'è un altro dato, in quei periodi queste popolazioni avevano cominciato ad avere molti contatti con le installazioni europee, le installazioni, diciamo, del mondo occidentale che era vicino. E quindi cominciavano, talvolta si trasferivano nelle città per cercare lavoro e così via, e andavano a lavorare e a mangiare quello che mangiavano le persone che venivano dal mondo occidentale. Quindi cominciavano a mangiare all'americana, all'europea. E succedevano un sacco di cose molto particolari. Cominciavano ad ammalarsi, ma molto più, perfino di più degli europei, cioè cominciavano ad ammalarsi, ad avere malattie cardiovascolari, quindi. Una cosa evidente era che nel giro di una sola generazione cominciavano ad avere deformazioni del palato. Il palato, lo scheletro della faccia, cominciava a restringersi, ad allungarsi, e il palato a stringersi. Mentre prima avevano, questa gente non si lavava mai i denti, cioè nel Borneo non è che sta lì a lavarsi il dente con il dentifricio al fluoro, questa gente non si lavava mai i denti, aveva quintali di tartaro, ma non una carie. Chili di tartaro e non una carie. Nel momento in cui vanno a vivere nelle città e cominciano a mangiare in maniera diversa, cominciano le carie, cominciano a perdere i denti. I bambini che nascono, quindi la generazione appena dopo, cioè mamma e papà si trasferiscono, e i bambini che hanno, mangiano queste robe qua, nascono con problemi di ossa allungate, parliamo soprattutto delle ossa dello scheletro facciale, quindi i palati ristretti in particolar modo. Provate a pensare negli anni 70 che lì c'è stato di interventi per queste cose qua con dei dentisti, casualmente corrisposto al boom di grande quantità di carboidrati semplici, di cereali, un abuso di cereali probabilmente, no? Però sto correndo troppo. Quindi, questi personaggi, ho qua qualche foto, abbastanza agghiacciante, che non vedranno da casa perché è un po' troppo piccola, però mentre trovavo, vedete, ha guardato diverse tribù, molto diverse tra di loro, tribù ancestrali, quindi chiuse, che non avevano avuto contatti, ed erano tutti quanti con denti sanissimi. Poi magari facciamo una foto e spediamo a casa, sennò quelli da casa si lamentano, scusate. E mentre invece nella generazione successiva ci sono delle foto orribili, peccato che non le vedete, volevo raccapricciarvi, i denti tutti sovrapposti, il palato stretto, non ci stanno neanche i denti, e le facce allungate, proprio scheletricamente. Cos'è che fa diventare così il corpo? La dieta sbagliata per la tua genetica. Capito da dove è partita la ricerca? Poi c'è continuata sta ricerca qua. C'era un certo dottor Kelly, non lo ricordo, sì, un altro dottore che ha fatto delle ricerche, e queste ricerche sono partite da una sua sfortuna. Gli è stato diagnosticato un cancro incurabile. E quindi gli hanno dato i soliti 5 mesi di vita, vai a casa, metti a posto le tue cose, metti in ordine la tua famiglia e, come dire, diciamo la vita perché stai crollando. Lui è andato a casa e sua mamma, signora vecchio stanco, gli dice: adesso ci penso io alla tua dieta, gli dice. Adesso, morto per morto, fai quello che dico io.
e ha cominciato a metterlo sotto una dieta rigorosamente vegetariana, solo ed esclusivamente vegetali e solo vegetali crudi. Il tizio ha cominciato a stare un po' meglio, un po' meglio, un po' meglio. Cavolo, alla fine, con suo stesso stupore, poi il medico ha cominciato anche lui a variare la dieta, a vedere cosa gli faceva bene, cosa gli faceva male. Il tizio è stato completamente guarito dal cancro grazie a questa dieta qui. È diventato popolare perché poi ha cercato di diffondere questa metodologia, se non che poi sua moglie ha beccato un'intossicazione da sostanze chimiche e ha cominciato a star male, sempre peggio, era ridotta alla letargia, cioè era quasi a un passo dal coma. Allora lui cos'è che fa? Applica il protocollo a sua moglie e sua moglie peggiora, quindi da roba vegetale, roba cruda, peggiora, peggiora, peggiora. C'è qualcosa che non va. Morta per morta, sono queste cose estreme. Gli voleva bene, oppure voleva ucciderla. Ma c'è il pubblico che insinua che forse voleva ucciderla e non gli è riuscito. Allora inizia a dargli del brodino di carne. È l'esatto opposto di quello che aveva funzionato su lui. Ha cominciato a dargli il brodino di carne e gli ha cominciato a tornare la lucidità mentale. Ha cominciato a dargli un po' di carne e lei è migliorata. E nel giro di 3 settimane è uscita dal letto ed è tornata normale con una dieta ricca di carne e di proteine a base di carne. Com'è sta storia? Ha invertito il protocollo, capito il discorso? Quindi, ve la faccio breve perché poi... Quindi tu dici, geneticamente lei aveva bisogno di proteine e lui aveva bisogno di... E lui aveva bisogno di roba vegetale. Okay. Quindi stiamo già profilando due tipi, due macro tipi, che è quello di cui parliamo oggi. Ci sono diverse sfumature di grigio nella scala e ci sono anche... Perché ridi? Quando vai su sfumature di grigio... No? Sì, no, scusa, ho sbagliato l'esempio perché là... Si parla di un'altra fumatura, non quella del cibo, con le sfumature di grigio. Ci sono varie sfumature di rosa, peggio ancora, no? Ci sono varie cose nella scala graduale di cose. E quindi... la domanda è, noi italiani, che tipo di persone siamo? Più portati per i carboidrati o per le proteine? Capito? Dipende. Che ne sai della tua genetica quanto è stata mescolata negli ultimi 200 anni? Se l'ha fatto appena appena in tempo Weston Price nel 39 a raccogliere queste ricerche, ma le ha raccolte mica in America. In America è un mix di genetiche completamente diverse l'una dall'altra, ci sono gli afroamericani, gli ispanici, è un mix, per definizione l'America è il mix di tutti quelli che sono andati lì a colonizzarlo, giusto? Quindi non si può applicare questo ragionamento qua all'America, ma ormai non si può più applicarlo nemmeno all'Italia piuttosto che ad altri paesi. È probabile che in alcune zone d'Europa o della Terra in generale ci sia una maggiore concentrazione di persone, non so, più portate per i vegetali o più portate per i carboidrati. E qui non sto parlando di ideologie o di punti di vista, sto parlando di come funziona il corpo in generale, ok? E dopo che vi ho spiegato un po' la teoria che c'è dietro, perché poi sono andati avanti, questi sono stati solo gli inizi di sta ricerca, questa qua che ha curato sua moglie, che ha curato se stesso. E queste ricerche hanno dato solo il via a ulteriori approfondimenti. Andremo a vedere che il motivo per cui uno è più portato per carboidrati o per proteine risiede nel modo di funzionare del metabolismo dentro la cellula. Ci sono cellule veloci a bruciare e cellule lente a bruciare. Vanno bene tutte e due. Non è che voglio dire questo va bene, questo è sfigato. Sono tutti e due corpi sani, ben funzionanti. Ciascuno di loro ha il suo cibo specifico. E ciascuno di questi corpi però ha delle caratteristiche. Se tu dai erba a un leone, questo non vive bene. Noi non siamo così netti, però ci sono delle distinzioni. Poi dicevo, alla fine, quando ho fatto un po' di teoria, vi faccio fare a tutti quanti questo brevissimo test. Qui propone un test da 64 domande,
Noi l'abbiamo ridotto a 22 perché siamo gentili. Vogliamo, perché abbiamo poco tempo oggi, allora vediamo. Chiacchierata l'ho fatta, adesso direi andiamo a vedere come funziona questa differenziazione. Allora, benvenuti, ve l'ho già detto, cambio fuori. Se nel frattempo avete domande inerenti, fatemi, d'accordo? Sì. E soprattutto se non è chiaro qualcosa che io dico, fermate, fermate. Anche al pubblico da casa, ripeto, ribadisco, fatemi domande e risponderà Ivan che ha la console in mano. E siamo qua appunto per soddisfare ogni richiesta. Perfetto. Allora, la prima cosa che facciamo è che buttiamo dentro il cibo. Quindi il cibo entra e la prima mossa da fare è la digestione. Quando avete digerito il cibo, dov'è che va la roba digerita? Sì. Dove, nello stomaco e dove avviene la digestione. Poi nell'intestino, poi dove va il cibo? Nel sangue. Va nel sangue. Oggi ho detto perché. Ma ho studiato stamattina e sapevo che c'era. Sapevo che l'interrogavo, quindi sei fatto. Bravo, hai fatto bene. E il sangue li porta dove? Beh, non so. Le cellule in generale, no? Alle cellule dei muscoli. Anche alle cellule della ciccia, sapete che il grasso è fatto di cellule? Non è una roba messa là, sono proprio di cellule. Alle odio. Le odio. Non conosco. Quindi il cibo viene digerito, c'è la digestione, poi arriva alle cellule. Le cellule cosa ne fanno? Cosa fanno del cibo, delle sostanze? Energia. Esatto. Bravissimo. Basta, lo fanno anche. La definizione è poi andare a casa. Esatto, guardavo i cartoni animali, francesi siamo fatti così. Le cellule hanno due funzioni. Il metabolismo ha due funzioni. Produrre energia e ricostruire, ripristinare, costruire e rigenerare tessuti. O generare tessuti. Okay? Quindi crescita, ricostruzione e energia. Faccio notare che l'energia non è solo quella muscolare di quando noi andiamo a correre come abbiamo fatto mezz'ora fa, quella energia erogata, non è uno spreco. A cos'altro serve l'energia? Chi è che mi sta a dire a cos'è che serve l'energia prodotta dal cibo? Oltre che a far andare i muscoli. Mantenere la temperatura, certo. Poi? Far girare il cuore. Cosa vuol dire? Far girare il cuore cosa vuol dire? Tenendo sempre acceso. Ma è un muscolo che può andare a correre, però certo. C'è un'altra cosa piuttosto importante che richiede un sacco di energia. Il cervello, le sue funzioni richiedono abbastanza energia. Ce n'è una talmente ovvia che non la state dicendo. Il respiro sono sempre muscoli, la fatica è sempre muscoli. Ci vuole energia anche per fare la digestione. Anche la digestione, ma ancora più generico. Ecco, mettiamo un po', la digestione, di cosa è fatta la digestione? Perché dovrebbe richiedere energia? Devi produrre sugli gastrici, il fegato deve scomporre le proteine, devi bruciare il glucosio e trasformarlo in qualcos'altro. Il metabolismo, molte reazioni del metabolismo per avvenire hanno bisogno di energia. Dopo lui ne produce, ma ne hanno bisogno anche. Mi spiego? Quindi anche per vivere, fa avvenire l'azione, produrre i succhi gastrici, produrre gli enzimi digestivi, ma non è che si fanno da soli. Montare quelle molecole per produrre l'enzima costa energia, costa parecchia energia. È vero che dopo te le produce, ti costa 2, te ne produce 50, speriamo, se no che cacchio mangi, morire, sei un koala che deve stare attento a come si muove perché non ha abbastanza energia, no? Ha un bilancio energetico molto stretto. Noi abbiamo comunque bisogno di energia che avviene prodotta dentro le cellule. Quindi
costruire tessuti, far andare i muscoli, far andare il cervello e tutte le cose là, ma far avvenire le reazioni metaboliche del corpo, richiede energia. Lo dico perché quando non ne hai abbastanza, il tuo corpo comincia a deragliare. E se non produci, per esempio, non so se sapete che quando voi buttate dentro un veleno, il corpo ha un mare di lavoro da fare per espellerlo e per riparare i danni, ma per espellerlo. Come quando t'ammali. Come quando t'ammali, ma anche quando bevi alcol, oppure prendi l'inquinamento che c'è qui, nell'aria, che è qualcosa che si ferma, per esempio, sotto pelle, nei tessuti adiposi. Quello lì, per buttarlo via, ci vogliono 300-400 reazioni chimiche che usano un mare di minerali, sali minerali e vitamine. Se tu non hai energia per far avvenire queste reazioni metaboliche, non avvengono. Quindi ha a che fare perfino con l'intossicazione, mi spiego? Era per fare un esempio a largo spettro, una cosa che non è così intuitiva, ecco, per quello sto insistendo su questo aspetto. Bene, torniamo alla dieta giusta o sbagliata. Allora, secondo voi, quali sono a livello di digestione i cibi veloci da digerire? Veloci sono i carboidrati in generale, giusto? In generale è il carboidrato. Ma non sto parlando solo di zucchero, che è il carboidrato semplice per eccellenza. Anche il pane, anche i cereali, anche gli amidi come il riso, i carboidrati in generale sono piuttosto veloci da digerire. Ok? Quali sono invece i cibi lenti da digerirsi? Sono le proteine e i grassi. Proteine e grassi. Come? E allora, le fibre, le stiamo scomponendo, no? Allora, le fibre non sono un cibo, nel senso che sono fatti, sono catene di carboidrati in teoria, ma sono legati troppo bene e non riusciamo a spezzarle. Una mucca ci riesce, ruminando. In realtà sono i suoi microbiotici, sono loro. Però una mucca ci riesce, noi no. Quindi le fibre per noi non sono veramente un cibo, non produrranno poi energia. Servono un sacco, non sto dicendo che non ci vogliono, servono un sacco, rallentano la digestione di tutto il resto, ma non le considero come cibo. Okay? Quindi era corretta la tua affermazione. Bene, adesso entriamo nel vivo. A livello di cellule ci sono... Chi è che mai sentito nominare i mitocondri? Cosa sono? La cellula ha la membrana, ha il nucleo che contiene il DNA con la quale lei si replica, costruisce cellule figlie, ma dentro qui che producono energia sono degli organelli, si chiamano, chiamati mitocondri. E loro, quando dai del cibo, lo ossidano, vuol dire che lo degradano per ottenerne dell'energia. Si chiama ossidazione. Non diventi ruggine, non è questo il problema. Però chimicamente è la stessa cosa di quello che avviene al ferro quando si arrugginisce, se vogliamo metterla a livello chimico. Quindi, ci sono mitocondri geneticamente lenti e geneticamente veloci. Sto estremizzando, faccio finta che ne esistono due, poi ci sono, non la sfumatura, ci sono la scala graduale, i grigi sono vietati. Grazie a tutto, si è inventato. Poi mi avete fatto venire la curiosità, stasera non lei. No, è anche noioso. Sto leggendo un po'. Tutto sto ambaradan per nulla. Quindi ci sono i tipi veloci ad ossidare, i fast oxidizer, e qui come mamma t'ha fatto, è una tua caratteristica, oppure gli slow oxidizer, gli ossidatori veloci e gli ossidatori lenti. Probabilmente le tribù di un certo tipo erano lente ad ossidare e altre tribù erano veloci ad ossidare, ok? E adesso vi chiedo,
supponiamo che prendiamo un tizio fast, veloce a bruciare, e gli diamo da mangiare carboidrati veloci da digerire. Veloce per veloce per accordici, cosa fa? Tu butti dentro cibo, boom, arriva tutto nel sangue velocemente. Una botta. Arriva qua, hai gli organelli, una botta anche là. Cosa succede? Due botte. Avete, supponi che tu debba scaldarti con della legna, no? È come dare fuoco a un pagliaio. Non solo, ma ti dà una fiammata alta 6 metri, ti brucia le sopracciglia. È capitato che a te roba, fai il barbecue, brucia le sopracciglia e poi freddo tutto il giorno. Quindi, un tipo fast, se gli dai carboidrati, ha una fiammata di energia che non sa dove mettere, e di solito i panicoli adiposi si offrono di raccoglierlo, questo grasso, questa energia di troppo, e poi è stanco. Questa è la cosa peggiore, poi è stanco. Tendo adesso... Posso fare una domanda? Come no? Come faccio a sapere se sono fatto? Fa poco... No, giusto, lasso. Sì, fatemi le domande. Fra un pochino, Fast and Furious, facciamo il... È un piatto di pane, sono fuori. Vediamo com'è. Che fortuna, fortuna se sei stanco, sei fast. Quindi ecco qua, ci sono persone veloci. Io per esempio tendo ad essere piuttosto veloce a bruciare. Non è né una caratteristica positiva, né una caratteristica negativa. Sei così, punto, bravo. Quindi... Però devi saperlo, perché se io mangio il classico piatto di pasta, e non è che non mi piaccia, mi piace, ma non mi nutre. Nutre vuol dire che almeno 5-6 ore, facciamo 4, non esageriamo, vuol dire che per 4 ore sono nutrito, mi spiego? Invece per me questo dà un grande picco di energia, di nutrimento, poi piatto. Cosa succede quando io ho mangiato pasta o dolci e ho... questo calo di energia? L'abbiocco è un sintomo, è un termine tecnico scientifico, abbiocco. Termine medico, ho guardato sulla Treccani, abbiocco, dice sì, quando ha il senso di stanchezza che deriva da aver mangiato il cibo sbagliato. Di solito, dov'è che vai a ricorrere a una soluzione di emergenza? Mangi un altro po' di dolci o di cazzate che ti fanno un altro colpetto. Vai in cerca del cibo facile, l'energia veloce è facile, ma di nuovo non ne vieni più fuori dopo. Quindi, veloce per 3.14 fa un disastro. Il 3.14 cancellato, non vogliate. La gente dice, come c'è il 3.14? Perché? Il rapporto aureo-vita. Adesso invece pensiamo... Facciamo il contrario. Ordine, signori. Sarò velocissimo. Adesso prendiamo un tipo che è slow oxidizer, cioè brucia piano l'energia, perché è fatto così il suo mitocondrio dentro ogni cellula. A sto tizio qua diamo da mangiare proteine e grassi. Sono lenti da digerirsi. Sono lenti da digerirsi perché ci vogliono molte più reazioni chimiche per trasformare i grassi in glucosio. Le proteine vengono anch'esse trasformate in glucosio se hai solo quelle, però il corpo preferisce bruciare i carboidrati e i grassi prima, perché le reazioni chimiche sono più facili. Tra l'altro le proteine, quando ne mangi tante e hai solo che quelle, sapete, i bodybuilder tentano di far andare il corpo in questa situazione in cui c'è solo proteina, e il corpo dice vabbè dai, trasformo in glucosio le proteine. Quindi sei sicuro che sei pienissimo di proteine per costruire i muscoli, però quando tu hai trasformato una proteina in glucosio, è come il Lego, ti avanzano dei pezzi gialli che non sai dove mettere, no? E si chiamano ammoniaca. Questa roba qui è ammoniaca. Questa deve essere smaltita con i reni, ecco perché è una dieta, quando vai a finire in questa situazione di dieta iperproteica, stai un po' pesante. Non è un male, sto solo dicendo ecco il perché. Quando tu scomponi proteine in glucosio ti avanzano dei pezzi che è ammoniaca.
Quando tu scomponi i grassi, no, ti avanza molto meno. I grassi sono fatti apposta per essere trasformati in cose, cioè zucchero da usare. Quindi comunque gli diamo un bel bisteccone lardo di colonnata. Cos'è che gli diamo a sto tizio qua? Contentina fiorentina di così. Mortazza. Un bel burro, l'hai detto? Mortadella. Una mortadellazza, no? Super grasso. Stiamo anche dicendo, attenzione, potremmo anche dargli dei cibi con dei grassi buoni, come quelli della frutta secca. Cioè, non è che i grassi fanno male, eh. Siamo tutti d'accordo su sta roba? Sì, esistono due simili grassi buoni. Li hanno demonizzati, sti grassi, li hanno... Calma, ci sono ottimi. Quando questo qua mangia questi cibi, quindi è lento a digerirli. Quindi l'energia passa nel sangue, nelle cellule, lentamente. E quando arriva nelle cellule, è lento pure a produrre energia con questo cibo. Sì o no? Sì. Problema. Problema, cosa gli succede a questo signore qua? È l'estremo opposto, il domani non ha ancora finito di digerire. Ed è un'altra definizione di abbiocco che trovi sulla Treccani dall'altra parte. C'è scritto sulla Treccani che è uno slow oxidizer. Non c'è scritto sulla Treccani, però capisci che qua lento per lento per 3,14 fa un'altra equazione che non funziona. No? Quindi, cos'è che è la scena ideale? Per il cibo, ingattire, quindi uno lento a digerire, o meglio, non a digerire, lento ad assimilare e a bruciare. Ricordiamoci che è a livello di cellula sta roba qua. È meglio che mangi cibi più contenenti, più carboidrati. Invece uno che è veloce a bruciare, è meglio che si concentri su cibi più proteici e grassi. Ok? Questo è il principio generale. Adesso dico com'è e dico anche come non è. Lo zucchero fa male a tutti, puoi essere carboidrato quanto vuoi, da carboidrati quanto vuoi, ma lo zucchero ammazza anche il più lento dei produttori di energia dell'universo. Mi spiace. Quindi i dolci sono buoni, ma non vanno bene. Basta mettere lo zucchero, quindi fa anche cagare. No. Scusate, in diretta non si dovrebbero dire le parolacce, porca. No, perché quello in Treccani. Anche quello nelle Treccani c'è. Un'altra cosa è che la carne potrebbe anche far bene, però c'è carne e carne. Latte, carne. Bisogna vedere di che qualità la stai mangiando, vale anche per i carboidrici, no? Queste persone qua, se tu mangi cose insalubri, tossiche, fanno male a tutti, è chiaro, no? Sì. E comunque, adesso assentiamo le cose, allora, questi qua lenti li chiamiamo tipi carboidrici, quindi carb è lento a bruciare, e invece il proteico, prot, perché non ci sta nella lavagna, è quello veloce a bruciare, ok? Facevo notare che certi cibi non fanno bene a nessuno, tipo i dolci, tipo il zucchero in sé, queste cose qua. L'alcol è un carboidrato, lo sapevate, no? L'alcol e lo zucchero sono quasi la stessa roba, però non è che faccia bene ai carboidrici, capito? Quindi è un veleno, beh, abbastanza scontato. Non sono un salutista, non sono uno che conta le calorie neanche per sogno. Se so che faccio uno sgarro. Io abuso. Caro, ma farò quello che voglio col mio corpo, no? Se devo dare una smartellata sul dito, non sto dicendo che mi sto facendo del bene, sto dicendo che mi sto dando una smartellata sul dito. A casa mia, per esempio, abbiamo il venerdì, il giorno delle schifezze, lo chiamiamo. Quindi, carbonara a tre piani piramidale, ci sfoga, ci sta, voglio dire, ci sta. Tra l'altro, sapete cos'è il problema del nostro corpo? Che è iper efficiente. Tu dimezzi il cibo per dimagrire e lui diventa due volte più efficiente a usare quel poco che ha. Allora tu lo fai diventare quattro volte meno il cibo. Lui diventa quattro volte più efficiente a usare quel poco che ha. Usiamo sempre. Sei fottuto. Non è vero. Togliere calorie per dimagrire non funziona.
Perché noi abbiamo, sapete che c'è la glicemia nel sangue, il contenuto di zucchero. Non so se siete già ammalati come quelli che sono scritti. Adesso farò un esperimento con 3 giorni di digiuno e vediamo cosa succede. C'ho sempre il glucometro attaccato per vedere cosa fa la glicemia, no? Si è staccato. Vabbè. Parliamo dei glucometri. Perché sto dicendo? Perché, come ho fatto vedere in un video, è un solo ormone, l'insulina, che serve ad abbassare la glicemia. E ce ne sono 7-8 come minimo, ma diciamo tutti gli altri ormoni sono fatti per alzarla. Siamo efficientissimi. Quale auto ibrida? Abbiamo un rendimento da paura nel nostro corpo. Davvero abbiamo un rendimento eccezionale. Che sfiga! Perché io vorrei mangiare come un porco e non assimilare niente, perché mi piace il cibo. Non funziona così, è una cosa diversa. Cerchiamo almeno di capire qual è il cibo giusto per il tuo corpo. Le esagerazioni ci stanno anche ogni tanto, se non usi. Però prima di tutto cerchiamo di capire come si fa a scegliere il cibo buono per te. Ecco perché alcune persone sono vegetariane, strettamente vegetariane, e si trovano bene. E le vedi, sono sane, robuste, in salute e godono del fatto di mangiare poche calorie, eccetera. Certo, devono scegliere dei vegetali buoni, non inquinati e queste cose qua. E altre persone invece usano quella dieta lì e non va bene, non li vedi sani, li vedi deperiti in confronto a quelli di prima. Viceversa, per esempio, succede a casa mia moglie è più tendente al carboidrico. Io e mio figlio siamo più tendenti al proteico. Di istinto, mia moglie fa quello che pensa sia la cosa giusta, perché lei si sente bene a mangiare i cibi da carboidrico. Di istinto viene, no? Apprezziamo la sua cucina perché è brava a cucinare, io e mio figlio ci godiamo quello che ci prepara, dopo un'ora, apri il frigo e lei ci vede e fa, ma come? Allora non mi piace quello che preparo! E lui, là, con una coscia di pollo in bocca, ma no amore, mi piace quello che... Sai, quando becchi un sacco di parolacce. No, mi piace che ho fame, capito? Semplicemente io e mio figlio siamo proteici, e lei più da carboidrico. Ti spiego? Basta saperlo, adesso che lo sa, prepara quello che serve per andare bene tutti quanti, no? Ci sono domande fino a questa parte qua? Tutto chiaro? Qualche disaccordo anche? Qualche punto qualcuno la pensa in maniera diversa o trova incoerente? Sì, fai la tranquilla. Scratch. Vado a farmi i carboidrati. Bravo! Ah, bella, questo asciutto che la fumarò. Bene. I celiaci tipo Castellani, cioè cosa che hanno? No, è un'altra cosa. Celiaco vuol dire che ha una intolleranza potente al glutine. È la parte proteica di alcuni cereali, ma un'altra cosa, non è che viene favorita o peggiorata, insomma, dal fatto che è sento. È una forte. Però questa roba qua ce l'ha pochi anni, vuol dire. Adesso 30 anni perché alla fine non troppo è un caso estremo. Adesso è diventato un troppo la fine. Ti stai chiedendo come mai adesso le allergie, le intolleranze peggiorano di tutto? Dopo la finale degli anni 80. Perché mangiamo talmente tante schifezze che a un certo punto il corpo 20-30 anni sopporta i disequilibri. Ah, ok. E poi sbarella anche lui. Va fuori strada. Dicono che sono frighe troppo raffinate, quindi sono troppo raffinate. È un discorso ampio, più ampio di questo qua. Comunque, volete una previsione nefasta? Se andiamo oltre l'allergia e l'intolleranza, ci sono dopo le malattie autoimmuni. Sapete cosa sono? 10 anni fa nessuno sapeva cosa erano, perché erano delle cose scritte in qualche libro di medicina. Adesso qualcuno, sicuramente ciascuno di noi, ha qualche amico o parente che ha l'artrite reumatoide, malattia autoimmune. Lupus eritromatoso. Sapete cosa sono le malattie autoimmuni? Spiegate in 2 parole, permettetemi di essere grezzo e semplice. Il sistema immunitario è fatto per attaccare le cellule nemiche. Assaggia le cellule e dice, non è mia, l'attacco.
se le tue cellule, le membrane o i segni identificativi delle tue cellule sono talmente alterati da inquinamento, mancanza di nutrizione, vitamine, sali minerali e disequilibri vari, la tua cellula, tua, del tuo fegato, non è più riconoscibile dal tuo sistema immunitario, che dice, no, non è mia, l'attacco, e ti ammazza il tuo fegato, lupus eritematoso. La fa sulle ossa, artrite reumatoide. Negli ultimi anni il lupus è tante persone. Stanno avendo un impatto sempre maggiore. Una domanda dal pubblico, Loris. Una domanda dal pubblico, sì. Silvia chiede, la distinzione tra proteico e carboidrico può essere dovuta al diverso gruppo sanguigno? Giusta domanda. Allora, ci sono anche delle diete che dicono che se sei zero positivo, zero, allora sei proteico, se sei B sei carboidrico. Magari fosse così semplice, non è così semplice. C'è qualcosa di vero, anche in questo libro ne parla, la ricerca è vecchia, quella idea lì è presa, è un 64esimo di quello che ci vuole per stabilire se tu sei carboidrico o proteico. Quindi il gruppo sanguigno, anche se ha una certa rilevanza, non è assolutamente sufficiente per capire se tu sei carboidrico o proteico. Io sono proteico e sono uno zero, come dice la dieta del gruppo sanguigno, e conosco diversi amici che sono proteici più di me e sono A o B o altre cose. Capito? Quindi purtroppo non è così semplice la faccenda. Spero di aver risposto. Se ci sono altre domande, sono qua. Bene, allora non ci resta che fare velocissimamente il test per vedere se siete voi carboidrici o proteici, e anche voi da casa potete farlo. Lo strumento necessario, ho portato qui una rivista dove è riportato il test. Dammi qui, ne basta una. Adesso, prendo questa rivista dove c'è riportato il test, avete bisogno di due strumenti, la mano sinistra e la mano destra. Allora facciamo che la mano sinistra è quanto punteggio avete da carboidrico e destra da proteico? E quando dice quindi sinistra, come Simone? Destra, ma facciamola come è scritto là, cara, di qua. Hai ragione. No, è già scritto sopra, va bene, dai. Però guarda, ci siamo scambi. Allora, com'è che lo volevi? No, ma è scritto già. Proteine e carbo. Adesso scriveremo gli indicatori da proteico e gli indicatori da carboidrico, cioè voi lo scriverete, ok? Quindi anche voi da casa tenete conto di quali sono le risposte a queste domande. A queste domande, per esempio, la prima è: non penso molto al cibo e a quando si mangia. Uno potrebbe dire, ma non ci penso, ma né sì né no, quindi non rispondi niente, non dici né proteico né da carboidrico. Ok? Quindi la lascio. Oppure potrebbe dire, non penso molto al cibo e a quando si mangia. No, cazzo, sempre fame. Boh, non è per te, non rispondi. Oppure sì, sono abbastanza inappetente e non penso molto al cibo e a quando si mangia. Sì, questo è da me. E lo metto. Va bene? Sì. Bene. Allora, questi sono gli indicatori da carboidrico, li facciamo per primi. Non penso molto al cibo e a quando si mangia. Per te com'è? Ci pensi, quindi tu non conti questa qua. Cioè, tu invece pure. Scusami, dammi le tre risposte. Non c'è nessuna tre risposte. Una sola cosa. Se questa cosa si applica a te, no, la conti. Io non penso al cibo. Io non penso. E quando si mangia, tu magari tardi anche un'ora, due mangi. Tu la conti allora. Lui addirittura può saltare e non se ne accorge, cose del genere, questa la conta. Questo è un indicatore. Questo è un indicatore da carboidrico, ok? Dica. Io penso al cibo, però non a quando si mangia. Quindi che devo. Tu hai sempre un po' di fame comunque, no? Hai. Penso al cibo, cosa vuol dire? Sono uno chef e sto pensando a come cucinare. No, questo non è pensare al cibo. Come dire, ho voglia di mangiare una bistecca adesso. Nel senso, oh, perché bisogna capire, fate bene a farmi domande, non sono
evidenti. Quindi non lo segni. Tu lo segni, non sai così. Seconda, mi sento bene mangiando carboidrati come pasta, insalata, riso o legumi. Mi sento bene. Dovrei lasciare sempre una pescatura. Mi sento bene. Avete? Attenzione, aspettate, mi sento bene, non vuol dire quello che stavo dicendo lì, una bella pasta con gli scialatelli, dico dopo che l'ho mangiata mi sento bene, pieno di energia e voglia di fare, non mi sento bene a mangiarla, capito il discorso? È diverso, ecco, è più chiaro, vero, adesso? Bene, quindi come sono le mani? Terza, preferisco le insalate alla carne. Attenzione, fatemi parlare, non per ideologia. Cioè, io penso che bisognerebbe mangiare di più insalate che non la carne, perché ho letto uno studio che mi sa fare bene la carne fa schifo. Non è questo che ti sto chiedendo. Quando tu sei davanti a un piatto di insalata, a un piatto di carne, di insalata, capito? Madonna, quella avrei proprio voglia. Ma quella è una risposta. Lei che parlo con verità, però dobbiamo fare un po' meno casino se non da casa, poveracci. Come sta avendo fame? C'ho un languore a forti parlare di cibo che non mi viene fuori la griglia. Lei mi chiede, tu che sei vegana, vegana è una scelta che hai fatto. Io invece ti sto chiedendo riguardo alle tue sensazioni. Cerca di non essere influenzata. Se ti trovi di fronte a un piatto di carne o qualcosa che è proteico e qualcosa che è un piatto di insalata, qual è che è la cosa che ti dà piacere? Sì. Non fisica, mentale, certo. Se non si paga la carne perché non mangia, più sensazioni dentro. Io conosco una persona che è un vegano, però lui le mangerebbe volentieri la carne, ha la sensazione che la mangerebbe, ma non lo fa per motivi biologici. Esatto, capito? No? Devi guardare la sensazione del corpo. Bene, no, è importante chiarire, perché la gente se no la gente mi risponde come la lezioncina per casa, ma non è questo l'obiettivo, no? Bene. Preferisco le insalate alla carne. Chi ce l'ha? Bene, abbiamo già capito te. Quattro. Una domanda. Anche segnato, io mi sto guarda che mi sono persi. Forse l'ultima domanda me la sono persa. Si preferisce l'insalata alla carne? Siete pronti per la terza? O dovete scrivere? No. Non mi piace molto il sale. Questa è la quale. Attenzione, mia nonna mi ha fatto la testa così che il sale fa male perché il dottor Pippo parla. Questa è una cazzata. A me piace salata la roba. Però parentesi, che il sale faccia male, fa male il cloruro di sodio distillato. Il sale con dentro 80 minerali come le provi dall'acqua fa anche bene. Non ti piace? A lei non piace il sale, quindi questo è un indicatore da carboidrati. Io ho perso il mio contesto. Sei fottuto, devi stare attento. Non ho due domande, dai. Okay. Ragazzi, facciamo così. Ascoltatemi senza parlare e fatemi solo domande relative alla domanda. Così facciamo velocemente il test e poi ne parliamo. Se no, tiriamo troppo lungo. Da casa spero mi stiano seguendo bene. Come siamo per gli orari? 12 e mezza, 45 minuti. Bene. Anzi, quasi no. Bene, andiamo veloci. Scusatemi, ragazzi. Dai. Allora, quinta domanda. Non ho una forte sensazione della fame. Me l'hai già detto, non è una cosa. Invece non ho una forte sensazione di fame, non è per te, va bene? Sesta, l'idea di digiunare ogni tanto mi piace. L'idea di digiunare ogni tanto mi piace. Ok, sempre da caso, siamo sui capi. Ho una forte voglia di dolci e zucchero anche quando non ho. Anche quando non te la ripeto,
ho una forte voglia di dolci e zucchero anche quando non ho fame. Quindi questo è il sigla, sì, sì. Ok? Se no, è no, cioè non è che. No, no, se sì, stella mia. Se sì, sì, la cosa. Mangiare la sera mi disturba il sonno. De volte mi dimentico di mangiare. Il mio caso viene da ridere. Qualcuno sì, cioè. Okay. Va bene? Ho una digestione lenta. Digestione lenta cosa vuol dire? Che dopo che hai mangiato senti che la digestione va avanti per tanto tempo. Sentirai la sensazione della digestione, sentirai la sensazione della digestione, un po' di gonfiore. Potrebbe anche non essere un fastidio, ma il silenzio un attimo. Hai la sensazione che le cose vadano un po' per le lunghe, ok? Okay. Ultima, tendo ad essere stitico. Stitico vuol dire una volta o meno al giorno. Ok? Tendo ad essere stitico. Va bene? Questi erano gli indicatori a carboidrico. Quanti ne avete fatti? Passo solo, 5. 4. Nessuno, ok. Indicatori da proteico, alcuni sono il contrario, alcuni no. Occio. Mi piace il sale. Ma non che. Esatto, non lo uso perché la nonna mi ha detto di no. Mi piace o non lo uso? Mi piace. Se mi piace è un sì, è da segno. Ho una forte sensazione di fame. Digerisco velocemente, cioè sento che va. Penso spesso al cibo. Mi piacciono molto la carne e i cibi grassi. Okay? Non c'ho più dita, quindi chiediamo il titolo di proteico honoris causa perché ha finito di dita. Vado avanti. Attenzione questa! Se mangio le bevo, poi ho voglia di dolce. Capito com'è? Perché se tu mangi poco, poi hai poca energia, mangi il cibo sbagliato, hai poca energia e vai sul cibo stupido, sul cibo non ti fa bene. Se mangio la sera, dormo meglio. Potrebbe essere di sì o di no, oppure non si applica. Occhio questa, se ho fame divento una. Attenzione, questa non è intuitiva. Ho spesso prurito agli occhi. Ma in che senso? Cioè, non per allergie, no, non necessariamente. Cioè, che mi ricordo. Sì. Sì. Ha a che fare con il funzionamento cellulare. Vado di corpo frequentemente, vuol dire 2 o 3 volte al giorno. Ok? Poi ognuno se la scrive per funzione, ok? Io, quando lo guardo, quando 2 volte la faccio così, così, così. Dico anche, ultima che qui non c'è, ma è che anche se non sono malato, durante il giorno di tanto in tanto starnutisco. Ok? Siamo 8? Come? Anche se non sono malato, di tanto in tanto sterutisco durante il giorno. Quindi adesso, questo era la frontera. Quindi, adesso sono 11 domande da una parte e 11 dall'altra. Non è che uno è proteico quando ha 11 a 0. Se per esempio uno è 7 e 2, proteico. Chiaro? 6, 5. 6 è un caso misto, un ibrido. Vuol dire che non sei né tanto veloce né tanto lenta a bruciare. Quindi io sono 4-4. 4-4 sei un mistico. No, un misto. Ok? Se qualcuno invece è tu? 2-4.
2 e 4. Secondo me se li vediamo i carboidrati faranno di più, sai? Sì, io sì, sì. Io 8 2, 7 però 7 di qua. Quindi 7 e 4. Vedi al misto, però sei più da carboidrati. Sì, sì. Bene. Quindi adesso facciamo. Questa qua è quello che dovrebbe mangiare. Questo qua è un test molto veloce, semplice. È chiaro che è semplificato, non è un'analisi del sangue, non è un'analisi approfondita, però ci sono anche delle altre cose interessanti da sapere, per esempio. Tu cosa sei? Sì. Proteico. Leggermente proteico? No, totalmente. Davvero? E cosa mangi di solito? E cosa mangi? Carboidrati. Io ho visto l'analisi di Simone. Lui, sapete, si dice che i runner sono tutti rovinati, i maratoneti sono tutti rovinati. Lui no, è perfettamente in forma. È un cyborg. Secondo me lui ha un impianto di titanio tipo Terminator. E... non va, non c'è. Va, anche secondo me. Va. Ragazzi, io purtroppo non dovevo... Va bene, va bene. Scusa, grazie. Tu che era come stare con Berto di essere... Sapa, io sono proteico e mangerò un bel di ecco. Ciao a tutti. Ciao. Quindi ecco, se uno è proteico, dovrebbe prediligere i cibi con grande contenuto di proteine e grassi. Il lardo fritto nello strutto non è quello... No, va bene. Non sto dicendo qualsiasi grasso tu prenda, qualsiasi schifezza fa bene. No, anche là devi stare attento. La carne. La carne, sapete, la carne è della mucca. La mucca dovrebbe essere nutrita all'erba. E fa trovare la mucca nutrita all'erba e non riempita di ormoni per farla allargare, è un casino trovarla, però quella sarebbe carne salutare. Quella nutrita a cereali è una mucca infiammata da morire. È vero che pesa 500 kg, 800 invece che 400, però ti mangi una carne che ha già delle alterazioni. Viceversa, se uno è vegetariano e vuole esserlo per motivi etici ed è proteico, dovrà molto darsi da fare per produrre sufficienti grassi e proteine vegetali in questo caso per sopperire a questa sua necessità. Altrimenti, perché questo è il dato, questo non è solo per ingrassare poco e dimagrire, questo è per star bene. Se tu hai l'energia, non è che semplicemente fai il muscolo, cioè ricordate il metabolismo, no? Serve a produrre energia e a costruire i tessuti, non fa nient'altro. Ma l'energia non serve solo a muovere i muscoli, serve a far avvenire le reazioni metaboliche che ti tengono in vita, che ti salvano dall'intossicazione, che ti fanno combattere una malattia. Se invece tu hai tutto il metabolismo sfasato, le reazioni metaboliche non avvengono, comincerai ad avere un sacco di patologie. Non riesci più a produrre insulina, sapete? Non riesci più a produrre, non riesci più a costruire le cellule con le membrane corrette, malattie autoimmuni. Non riesci più, qualsiasi malattia degenerativa prende origine dall'incapacità del metabolismo di far andare le cose come si deve. E questo dipende da quanto ti hai a disposizione. Capito cos'è? Non sto dicendo ciccia o non ciccia, è il meno ingrassare. Il problema è ammalarsi. E questa è una parte piuttosto importante, sapere se sei proteico o carboidrato. Ha senso? È sensato quello che ho detto fino ad ora? Sì, va molto approfondito. Va approfondito, sì, mi sembra un po' fresh. Sì, sì. E comunque, anche così lo puoi usare per veramente cambiare la situazione di qualcuno che è molto confuso riguardo al cibo. Prendi uno che è malaticcio, ha diverse malattie. Scopri che mangia solo carboidrati, è un classico qua in Italia. No? C'è un tipo che una volta è andato da un dottore, mio caro amico, e gli ha detto: dottore, non so più cosa fare, e sto male, sono più malattie, e sono sempre stanco, eppure mangio pane, mangio pasta, mangio pizza, faccio tutto giusto, quindi come mai sto male? Cazzo, era proteico. Capito? A parte che pasta, pane, pizza, sono i cibi che fanno male anche i carboidrati, no? Più di un proteico, era un leone nutrito a erba, malato.
del tutto sbagliato fare il calcolo dei carboidrati prima della maratona. Poi entriamo nel tecnico, però hai ragione che c'è un'esagerazione. Allora, i carboidrati, quando tu li butti dentro, il fegato se ne prende 70-80 grammi, di più non ci stanno. Il resto li butta nei muscoli e nella cintura. Nei muscoli lui lo sottomette sotto forma di glicogeno. Prende il glucosio, lo trasforma in glicogeno, che è una molecola più facile da immagazzinare, e lo mette nei muscoli. Quindi partire per una gara pieni di glicogeno non è male. Se ti sei allenato e hai svuotato tanto i muscoli da glicogeno, partire con più glicogeno è un bene. Però è vero quello che dice Simone, che quanti puntano molto ai carboidrati perché sono la fonte di energia. Il prossimo allenamento lungo o la prossima gara rischiate mangiando più proteine. Provate, vedete se siete carboidrici e proteici, ma provate a puntare di più sulle proteine. D'accordo? Sì. Dicevo, il prossimo allenamento cercate di capire se siete carboidrici o proteici. Se siete proteici, provate a mangiare più proteine prima della gara, prima dell'allenamento. Non una bistecca, per forza. Non è che ci sono a caso. Guarda, la sera prima della gara di mangiare. Chi è che mi fa un piattino da carboidrico? Lì abbiamo preso un menù salutistico. Ho fatto io la ricetta oggi, no? Invece di prendere, di solito nei menù si fanno patatine, Coca-Cola, pizze, pizzette, focaccia. Ok. Tutte, cos'è? Carboidrati schifosi e basta. Perché costano poco. Piacciono a tutti. Sì, vabbè, ma non fanno male, non fanno bene a nessuno, fanno solo male. Adesso fatemi voi un piattino da carboidrico e un piattino da proteico. Lo fate? Avete capito se siete carboidrici, proteici o misti? Adesso andate là e fatevi un piattino picco che sia adatto al vostro organismo. Vai, tutti a fare le ore. Salutiamo la diretta. E io direi di salutare i ragazzi in diretta. Andate anche voi a casa a sto punto e fatevi un piattino da carboidrico e un piattino da proteico, o meglio. Fate il piattino giusto per la vostra tipologia di metabolismo. Faccio dei suggerimenti, che dici Ivan? Faccio dei suggerimenti se il casino mi concede, che adesso si muovono, cioè inevitabilmente un po' di confusione. Potreste per esempio mangiare, parliamo di un proteico, un po' di grana, meglio a 36 mesi, anzi parmigiano reggiano a 36 mesi, costa un po', ma è senza lattosio, perché i microorganismi in 36 mesi se lo sono mangiato tutto. Potreste prendere, c'è dell'avocado, che è grasso molto buono, tra l'altro, c'è da solo, non sa di molto, ma aggiunto ad altri cibi è fantastico. Prosciutto crudo, non quello cotto, perché ci aggiungono un mare di latte, destrosio, un sacco di zuccheri e schifezze. Quello invece crudo di solito è piuttosto buono. Nel senso che non ci aggiungono altre cose. Ci mettono quelle cose strane che si chiamano polifosfati. Cosa saranno mai? I polifosfati è conservanti, come al solito, non sono tanto salutari. Poi cos'è che potreste mangiare da proteico, quindi? Nulla vieta che mangiate anche un po' di frutta, magari una fragola che è buonissima e non ha un indice glicemico terribile. Diciamo che dovreste evitare il pane anche se è integrale. Invece se sei un carboidrico abbiamo preparato pane integrale, gallette rigorosamente integrali, della frutta a basso indice glicemico, quindi fragole, mele, cerca di evitare roba tipo l'arancia e la banana che sono più glicemiche, oppure le mangi insieme a qualcos'altro. Mangiaci dietro delle belle noci che sono comunque dei grassi che rallentano la digestione, anche se sei un carboidrico ti sta bene. Diciamo così, ecco, che molti altri dati ci sono nelle pillole che abbiamo girato nel MyLab e penso siano utili da rivedere. Se non ci sono altri dati, se non ci sono altre domande, io la finirei qua, anche perché il rumore sta diventando assordante e credo che sia fastidioso seguirmi da casa, vero? Ragazzi, quindi vi saluto, grazie per essere stati qua con noi oggi. Seguiranno altre pillole, oggi siamo andati leggermente fuori tema, basta glicemia, abbiamo parlato di che tipo alimentare sei, ma dovrebbe essere comunque collegato a mantenere la glicemia nel punto ideale. Ciao a tutti, bye bye!